full Monty. So he's a very full Monty, isn't he? He's a very full person, you know, full of ideas, full of charisma. And let's hope. I mean, is he, he's very similar in his ideas to Tony Blair, isn't he? I mean, there are comparisons to be made, even though I understand he's an intellectual and Tony Blair is not. Anche se mi ha spogliato. L'ha spogliato molto. Non restituiremo i soldi dell'IMU agli italiani. Chi ha detto che voto Monti? Lo sta dicendo lei. I sacrifici che ci ha imposto avrebbero dovuto farlo gli altri. I sacrifici li ha fatti l'Italia, li abbiamo fatti noi. Ci dobbiamo riprendere, vediamo se qualcuno farà il miracolo. Di un malato terminale, sappiamo che in certi casi la terapia necessariamente deve essere d'urto. Addirittura ho assistito alla morte di anziani, bambini o giovani per l'infarto. Stiamo reggendo la bandiera di Monti, quindi significa che hai deciso di votare Monti? Sì. Puoi votare? Quanti anni c'hai? Purtroppo no. E come? Dal punto di vista del suo operato nell'anno in cui è stato premier, cosa le è piaciuto di più? Il tentativo di cancellare le province, di diminuire i parlamentari, di tagliare le auto blu, di insomma togliere un po' di fuffa, un po' di gente che mangia pane a tradimento, come si suol dire. Monti è l'unica strada, l'unica via d'uscita per questa crisi, ecco perché siamo speranzosi che possa prendere un risultato e ci possa consentire di venire fuori da questo stato di cose. Perché vota Monti? È l'unica alternativa seria che vedo nel panorama politico attuale, è l'unico che ispira fiducia, che ha iniziato un programma e che merita di continuare ad avere fiducia per portare a termine questo programma, che ha sottoposto tutti quanti a dei sacrifici enormi e che è giusto portare a termine. Tra l'altro il panorama attuale, più che carrozzoni goliardici, non offre e ormai il carnevale è finito. Sono un imprenditore, ho pagato tante tasse, però non le ha rubate Monti, ma gli altri tutti quanti. Io voto Monti perché Monti è una persona seria e ha sottoposto agli italiani dei sacrifici, però penso che questi sacrifici sia l'unico modo per non renderli inutili rispetto alle promesse di Berlusconi che saranno difficilmente rispettate. Del governo Monti di quest'ultimo anno, quindi qual è la cosa che più l'ha convinta appunto a venire qui a votare Monti? Il fatto che non gli abbiano lasciato fare quello che avrebbe voluto fare, in quanto era condizionato dal PDL e PD. Per i voti, quindi cosa secondo lei lui poteva fare, voleva fare e non gli hanno fatto fare? Moltissime cose. Tra cui? E tra cui spero soprattutto l'equità sociale. Io sono venuto qui perché con un bel gruppo di disoccupati, perché siamo stanchi di sentire promesse vane, tutti che hanno portato questa nazione alla deriva. Noi siamo venuti qui anche per curiosità, per vedere cosa dirà sia per noi pugliesi, perché la Puglia sappiamo benissimo che il Mezzogiorno è pieno di disoccupati. Ma non voglio rispondere.